Salve a tutti! Dopo i precedenti video dedicati alla scelta dell'operatore telefonico per la rete fissa e quelli dedicati agli operatori MVNO, questa volta diamo uno sguardo ad un altro operatore di rete mobile. Sto parlando di Coop Voce, sul mercato dal 2007, è un operatore MVNO, cioè Mobile Virtual Network Operator, che si appoggia alla rete TIM. Gli operatori virtuali, come già spiegato in precedenza, non hanno una propria rete, ma offrono i loro servizi utilizzando una linea già esistente, nel caso di Coop Voce, come già detto, la rete TIM. Gli operatori MVNO, a loro volta, si suddividono in Full MVNO e ESP MVNO. Questi ultimi, la cui sigla ESP, che sta per Enhanced Service Provider, sono operatori di telefonia mobile virtuale che non possiedono alcun componente dell'infrastruttura per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, ma solo le risorse per la commercializzazione dei prodotti, oltre che della fatturazione e gestione. Per saperne di più, vi rimando al mio video dedicato. Coop Voce fa parte del gruppo Full MVNO ed è stato il primo operatore virtuale commerciale, quindi ad uso privato e non aziendale, in Italia. Avevo pensato di cambiare operatore per una seconda SIM ad uso lavorativo, quindi per ricevere telefonate, SMS e messaggi su WhatsApp. Di offerte ce ne sono davvero tante in giro, ma avevo una sfida in mente. Trovare un operatore Full MVNO che offrisse un piano con taglio massimo di 5 euro, senza contributo di attivazione e senza spese di invio SIM. Possibile? Cercando in giro ho trovato Coop Voce. Dando uno sguardo al loro portale web, ho notato varie offerte, ma questa è quella che cercavo. Al momento della registrazione di questo video è disponibile l'offerta Evo 10, 10 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili e 1000 SMS verso tutti gli operatori. 4,90 euro e nessun altro costo e in più il primo mese è gratuito. Questa offerta è riservata a chi vuole portare un numero in Coop Voce. Ho scoperto anche che al momento, fino al 3 aprile 2024, i mesi gratis sono addirittura 3, se attivate la portabilità direttamente negli store Coop che aderiscono all'iniziativa. Prima di questa offerta i giga erano solo 3, quindi direi che adesso è decisamente più interessante. Però un utilizzo semplice, solo di messaggistica e qualche sporadica visualizzazione social potrebbero bastare. Coop Voce è anche disponibile il servizio Volte in maniera gratuita. Prima di passare alle comparazioni e conclusioni tecniche però, diamo uno sguardo al processo di attivazione. Una volta cliccato sull'offerta, andiamo su Attiva e mantieni il numero. Come dicevo, è possibile anche ritirare la SIM in un punto Coop, ma vista l'offerta in corso, come spiegato in precedenza, potete farvi direttamente un giro presso un supermercato Coop e vedere se aderiscono all'iniziativa con 3 mesi inclusi. C'è anche l'opzione eSIM per tutti i telefoni con questa funzionalità. In pratica vi attivano una SIM virtuale senza bisogno di alcuna spedizione fisica. Nella schermata che segue, dovete compilare tutti i dati richiesti, compresa la numerazione di provenienza, e specificare quale operatore è agganciata. Se siete soci Coop, potete scriverlo qui, ma anche in seguito, quando avrete la carta attiva. Questo vi permetterà poi di ricaricare le vostre SIM con i punti spesa Coop. Questa iniziativa funziona solo nei centri abilitati. Una volta compilata la pagina con tutti i dati richiesti, vi inizieranno ad arrivare messaggi di conferma sia via mail che SMS. Dopo qualche giorno, vi arriverà poi un'altra mail e un altro SMS con la conferma della spedizione della SIM. Vi arriverà al vostro domicilio una busta spedita con posta 1. Per conoscere di più sul mondo delle spedizioni, vi rimando ai miei video dedicati. All'interno della busta troverete un messaggio di benvenuto e la SIM. La SIM utilizza materiale riciclato in pieno stile sostenibile che aderisce alle politiche dell'azienda Coop. Adesso potete procedere all'attivazione della SIM andando al link che potete trovare nella lettera, nella mail e nell'SMS che avete ricevuto prima dell'invio della busta. Vi consiglio di eseguire il tutto da smartphone o se avete una buona webcam al PC. Vi verrà richiesto di inserire il codice dell'ordine, in seguito la foto della SIM di provenienza, il codice della SIM Coop ricevuta, una foto dei documenti e poi il riconoscimento facciale. Seguite tutto passo passo e non avrete problemi. Se per caso il tutto dovesse interrompersi, potete riprendere da dove eravate rimasti inserendo di nuovo il codice della richiesta al link di attivazione.
Il processo è stato semplice, solita burocrazia con contratto da firmare e confermare con codice OTP ricevuti via SMS, ma è andato tutto come previsto. Una volta completato, vi appare sullo schermo la conferma. Riceverete poi la mail e l'SMS con ulteriori messaggi di avvenuta esecuzione. Se non ci sono problemi, il giorno seguente riceverete la mail di benvenuto. La mail dice che la video identificazione è andata a buon fine e che a breve potete iniziare ad utilizzare la nuova SIM. Quindi nel frattempo utilizzate il vostro operatore e una volta disattivato potete inserire la SIM nello smartphone ed utilizzare Coop Voce. La procedura può sembrare macchinosa, ma riceverete tutte le notifiche necessarie sia via mail che SMS. Dal giorno della richiesta di attivazione e l'effettiva esecuzione sono passati 3 giorni lavorativi. Procedo poi con il cambio. Ricevuto l'SMS di benvenuto che mi invita a configurare la connessione, mi arriva successivamente un messaggio con le coordinate dell'APN per l'accesso a internet. Accettato il tutto, procedo con i vari test. Strumento essenziale è Speed Test di Ookla, disponibile nell'App Store e nel Play Store, e il sito ipinfo.io che ci racconta un po' a quale nodo si aggancia il nostro segnale. Procedo con i vari speed test e questi sono i risultati del mio smartphone. L'operatore offre una velocità massima di 150 Mbit in download e 50 Mbit in upload. Nella zona in cui ho provato, questi sono i risultati migliori. 51,5 in download e 28,6 in upload. Siamo su rete 4G e non ho utilizzato nemmeno uno smartphone recente. I risultati non sono affatto male e sicuramente nelle zone con maggior copertura punterà sempre al massimo consentito. Quindi potete benissimo guardare video 1080p senza problemi di buffering. La funzionalità hotspot è inclusa nell'offerta. Ricordate che la SIM non offre l'autoricarica mensile, ma dovete ricordarvi di aggiornare il credito con 5 euro. Nulla di preoccupante, solo un passaggio in più. Il servizio per visualizzare via SMS chi ti ha chiamato è invece già attivo e gratuito. Avete a disposizione anche l'app per controllare i vostri consumi e il servizio clienti automatico al 188. Insomma, vale davvero la pena? La connessione sembra decente e il piano dati di 10 giga può essere sufficiente per un traffico semplice senza un utilizzo intenso. Questo dipende dalle vostre esigenze. Fatto sta che la portabilità è gratuita e quindi potete usufruire del primo mese senza alcun costo, in modo da rendervi conto se fa davvero per voi. I mesi diventano 3 se invece richiedete la SIM nei punti Coop che hanno aderito all'iniziativa. Insomma, nella fascia entro i 5 euro sembra essere l'offerta più economica per provare un nuovo operatore senza alcun costo. Spesso trovate prezzi anche leggermente più bassi, ma la SIM, l'attivazione e il costo di spedizione hanno un costo aggiuntivo. E a volte non sono compresi nemmeno gli SMS, che seppur una tecnologia del passato, possono sempre tornare utili in zone con copertura dati scarsa o assente. Con un solo euro in più al mese le offerte in giro aumentano, ma la mia era una sfida entro 5 euro. I prezzi della telefonia sembrano offrire tariffe sempre più vantaggiose e nella parte alta i giga stanno davvero diventando alti, assomigliando sempre di più a tariffe flat. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate. Bene, come sempre, se vi è piaciuto questo video, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Un saluto e alla prossima!